I nomi, ti prego. Ah, i nomi. Ah, prima metti zero qua. Grand final. No. Sopravvivi! Vediamo la velata zona, ok, sopra a sinistra. Yoshi! Yoshi! Sopravvivi! No, no, è qua, perché è qua? Oh, qua c'è il punteggio, no? Sì. Punteggio lì. Scusate, ma non siamo capaci. Vabbè, questa taglia. Tagliatela. Sì, grazie. A sinistra. No, davvero, come si fa? Prova. Sì, si sente, ok. Abbiamo un solo microfono. Sì, dobbiamo... Tagliate tutta questa parte, sì, adesso. Sì, allora, tagliate da fino a qui. Ok, benvenuti alla Grand Final della Junior Cup. Io sono Chimera. Ecco, io sono Shunf. Junior Cup, per quelli che non lo sapessero, è un mini torneo fatto per quelli che sono arrivati terzi nelle Bulls. Esatto. E qui abbiamo Sup e Lynx. Aspetta, chi viene dalla loser? Credo... Scopriamo subito. Tre, sì, due, però dovevamo in teoria metterlo. Ok. Allora, vanno sullo stage di Yoshi, giustamente. Entrambi Yoshi Maider. Sì, come risultati sicuramente Sup di solito sta sopra Lynx. Però qui allora, sì. Allora, abbiamo fatto due Yoshi completamente diversi, perché Sup ha un stile di gioco molto tecnico, è basato sul predict, mentre Lynx è molto aggressivo. Quindi questo match vedremo, diciamo, tante premute di Amber. Hai detto Yoshi, appunto, si bellissimo. Oh, bellissimo Affair, super. Affair. Un vantaggio gigantesco, perché è ancora 42, anche se sappiamo che tutto può succedere in detto Yoshi. Up throw, non so perché, forse adesso mi aiuta un grab di Lynx direttamente. Comunque, tenta le sguarda, non lo prende perché a Yoshi piace molto, diciamo, ritornare dall'alto, non è abbastanza safe, diciamo. Vediamo una tattica di Sup molto, una tattica che usa molto Sup, che sarebbe il short up air dodge aerial. In questo modo Yoshi, appunto, riesce a evitare un attacco e contrattaccare immediatamente. Fair del 6B probabilmente non era un 6B. No, è Sup si gira, ok. Lynx viene dalla loser. Aggiungiamo un attimo, vabbè, no, Lynx viene dalla loser, se sbaglio. Ora trovo, ma non connette niente. In quel momento Sup, quando l'ho shot up air dodge, ha evitato il fade di Lynx e ha contrattaccato con un fail. Ah, ricordiamo pure che Sup è il vincitore della Junior Cup dello scorso torneo, quindi vedremo se anche questo mese se la porterà a casa lui, o se Lynx resisterà il mondo. Come l'altra volta abbiamo avuto due match di best of 5 qui a Game 5. Questa è. Oh, ok, quindi per il momento sono praticamente pari. Quindi sì. Diciamo che entrambi sanno che Yoshi è pericolosissimo anche per off stage, quindi sono molto attenti entrambi. Sì, che te pensi, ho visto che l'hitbox dei player è molto, molto più in basso di quello che sembra. Quindi non è come quello.
quella di Mario che parte da sopra. No, parte un po' in metà e poi va sopra. Che non serve. Oh, bello, solita tattica di fare short hop e air dodge a pain, perché di solito nessuno te l'aspetta. Entrambi sono Yoshi, quindi entrambi lo fanno. Sì, proprio. Potrei dire anche che ci giocate piano, giusto? Bellissimo! Ah, probabilmente lì, probabilmente, vuol dire sicuramente, poteva fare air dodge. Sì, ma forse non era di riuscire a saltare in tempo. Quindi 1-0 per Lynx. Vediamo se riuscirà a prendere altre due e a resettare la bracket. Ora non penso che andranno di nuovo su Omega, anche perché davvero dipende da quello stage, non è high. Sì. Cos'è Who Is Not Dead? Vabbè, comandi. Ok. 3, infatti vanno su 2, 1, via! Stage abbastanza amato. Quello inizia con Metal B, Smash, gli stessi danni puliti. Dash attack, mossa trademark. Oh, un altro trasfalto invece a farmi un po' da un V che spiazza su da un throw. Si sente, so che hanno già giocato tutto Yoshi, però non so chi ne dice di solito. Se riesce a utilizzare la tech con, diciamo, chiamiamola tech, però stop con dash con tutto il gioco. Questo è molto importante a Smash. Vedo molto più prese di quanto mi aspetterei in un disco di Yoshi, considerando che la presa alla fine è classica. Io ogni volta ho gli infarti quando qualcuno torna con quel down kick. Sì, quelle stelle, diciamo, non ti fanno più. Oh, di nuovo nel down beat. Oh, quella doppia smash. Mi aspettavo lì del down beat. È una cosa che vedo fare spesso a stress, dove anche a... Anche se sono. Però di solito il down B è molto facile da entrare, dopo esci da nuovo. Comunque, vediamo che Lynx, nonostante l'inizio un po' andato, se la sta riportando a suo spazio. Sì, è considerato quanto avrei già, adesso non smash perché è stato potuto effettivamente portare lo stesso. Si può dire che è quasi un back throw, sezione di Asgard, ma niente. Prova la Yardest of Breeze. Oh, bellissimo, smash! Quindi legge la roll, prima stella di più. Release into niente. Oh bello, l'ecco è punito dal B. Oh, questa stavolta nemmeno ha fatto niente. Aiuto, ma non è stato. Ok. Ovviamente non era un 6B, era un B reverse. Sì, probabilmente sì. Conosciuto per i suoi reverse. Che a volte ne abusa i panti in faccia la gente. Per questo che sia molto bravo, devo anche usarli per spostarsi in aria. Per il momento, come in questo caso. Però si porta off stage. Vabbè. Intanto, ok, situazione di juggle, invece torna col down B. Jab, dash attack. Sono lo porta off stage, prova il fair, ma Super sa benissimo cosa aveva per fare, quindi torna safe col double jump. Oh, un po' unsafe questo down B. Oh, prova, ok. Un po' brutto lo spacing per dentro il B. Viene finito una per il B. Fair che non meteora. Prova, ok. Super in aria. In questo momento super molto in svantaggio. Devo dire che non me l'aspettavo. Io avrei puntato tutto su Super in un vittorio. Oh, bellissimo. Si libera con il Nair. Oh, rolla verso il bordo. Devo rientrare safe con le uova. Lynx lo aspetta. Ok, scusate, sono ritornato. No, non riesco a punirlo. Uccide, wow, Lynx 2-0. Uccide perché col bear è ucciso probabilmente perché tutto stava portando lo smash. Quindi. Però c'è anche a dire che il knockback growth di quella mossa è abbastanza stupido. Anche no, se è normale. Hanno salvato i replay per qualche motivo, insomma, ce l'abbiamo salvato. No, è la Wii U di Lynx, quindi. Ah, quindi ovviamente poi farla vedere a suo padre. Okay. Allora, dovete sapere che il papà di Lynx è un grandissimo fan delle partite di Smash di questa community. Quindi ogni volta Lynx lo porta ai tornei per fare da spettatore o addirittura salva dei match.
per poi vedere a casa. Sì, una volta è venuto a uno dei nostri weekly. Sì, diciamo, grandissima stia per queste cose. Sì. Se sono i nostri padri, posso fare queste cose. Vabbè. Quindi, Lynx è sempre più vicino al reset. Chissà dove andranno. L'Albert non è uno stage legale. Direi un bel gamer pazzo, proprio... 75. Campagna top. No, ancora non si decide. Forse... stage strike intenso. A su ti piace da canto come stage proprio, quindi grazie, no? Non passo da canto. Oh, quindi è sempre così, alla fine si perdono 5. 3, 2, 1, via! Ovviamente subito secondo me se entra un po' nel gioco riesce ad adattarsi al gioco di Lynx, perché si è stato tanto di questo alla fine. Però per il momento Lynx in realtà mi sta assolutamente dicendo no, stai zitto, ho ragione io. Quindi intanto con situazione di qualità. Sì, tutti in questo momento sono molto potenti, grandi hitbox. Questo stesso personaggio. Oh, bello il tech chase col fair. Quindi uova ovunque. Uova anzi piacciono bene, perché sì. Di solito le uova di Yoshi vengono battute da tutti i proiettili, ma non vengono battute dalle uova di Yoshi, giustamente. Ok, quindi Lynx torna altissimo. Cosa ci pensi? Yoshi non ha questi grandi tool per tenere in aria se stesso. Sì, perché hanno entrambi la mobilità aerea migliore del gioco. Esatto, quindi sono in continuazione due palloncini che danno testate l'uno all'altro. Sì, sono stati tutti, soprattutto stanno in aria con questa continuazione. Sì, è difficile da commentare perché allora vediamo dei Nair, forse voleva fare il suo solito Nair Fair, che possiamo anche contro lo Yoshi, non fa quanto pare. Adesso io sono morto. Vediamo il down B, io eccolo, lo sapevo. La grab, ma ovviamente è per di nuovo Lynx è un bel vantaggio, perché comunque Yoshi è abbastanza pesante, quindi questa fianco lei non lo vedo. Non mi sembra possa morire presto. Oh, adesso sì. Infatti Sup subito con una smash. La smash è di poco più rotto di quello di Fox. Vabbè, Fox è molto più veloce e quello di Fox è frame 8 intangibile. Io lo ricordo a tutti. Comunque torniamo al match. Salato per Fox. Per Fox in generale. Oh, bello il bear, ma non uccide a 168. Sup proprio rage, Sup Highlander, l'ultimo Yoshi. E invece ed è pure blu, quindi niente, può essere solo uno. È blu? È viola. Ah, vabbè ragazzi, Sup Shump è daltonico. Vabbè, però adesso lo fanno. E comunque abbiamo resettato tutto, adesso sono parissimi. Jab e entrambi cercano di mettere in qualcosa, ma niente, da un ignorante ne do il B dall'altro lato. Shattack. Oh, l'uovo, il misclick. Esatto, il famoso misclick di tutti gli Yoshi. Prende il dummy bridge. La bellissima rosa di Yoshi, migliore del gioco. Che anzi, infatti, bellissima serie. Infatti. Oh, jab. Non va per il fail, forse ha capito che... ha distorto il palloncino con il fail. Io sono stupidissimo perché cioè, non vedo il fair di Lynx abbastanza spesso. Io mi sarei aspettato solo fair. Ci sta provando. Forse una fair dovrebbe connessere. Jab, niente. Smash, scudato. Lynx intanto continua a regnare in questo matchup. Forse. Davvero forse. Forse l'essere proprio Yoshi secondo me. Sì. Possibile che vedremo Sup switchare a Bayonetta? Ma no, può darsi. Oh bello. Già per Smash ma non era no. Tipo, non sei Yoshi. Oh, ecco, il solito, però tanto pare Lynx ha capito che deve rimanere in scudo quando vede Sup fare Yoshi in modo. Che in effetti non c'è neanche un modo più buono di mixarlo all'anding, perché appena fai l'air dodge la gamba di Yoshi non è nuovo. Bellissimo. Quindi è Lynx resetta. 0, resetta malissimo. Malissimo il gioco. Entrambi loser. Yoshi.
ok. Ah, ok, quindi. Quindi adesso, ok, va bene. A quanto pare non commenteremo la Grand Final 2 di questi due Yoshi. In quanto per problemi di tempo. Sopravvivi! Interrompiamo. Vabbè, rip.